Una volta diplomati alla nostra scuola sarete veri e propri attori, signori. Abbiamo un corso A da 10.000, un corso B da 50.000 e il corso C da 100.000, signore e signori. Molti grandi attori del cinema hanno cominciato proprio con la nostra scuola, gente. Attori del cinema, però. È sempre stato il mio sogno segreto. Ah, certa gente non si guarda mai allo specchio. Bene, c'è un famoso detto nel cinema: chi prima arriva meglio alloggia. Perché non tentare la fortuna, allora? E se lui ci è riuscito, ci provo anch'io. Giusto. Entrate pure, questa è la porta del successo. Entrate, signori. Benvenuti al Drombo Studio, cari aspiranti attori. Ora gli allievi del corso A salgano su questa soglia di gomma, per favore. Questa è la camminata del cowboy solitario. Ora invece siete ladri inseguiti dalla polizia. Gambe, ragazzi, stanno per raggiungervi. Adesso è il turno degli allievi del corso B. Tonsula, a te! Ma è impazzito! Questo è un esercizio per le scene di rissa, ragazzo. Beh, continuiamo. Aiuto! Ecco, a questo corso si impara come si bacia nel cinema. Siete pronte, ragazze? Ecco, arrivo, attente. Tutto funziona come previsto, però sono anche un po' deluso, così. Su, non te la prendere, Boiacchi. L'importante è aver racimolato un bel gruzzoletto, non sei d'accordo? Faccia qualcosa, gente, sono dei truffatori. Quella non è una scuola di recitazione. Ci hanno imbrogliato tutti quanti. Ehi, guarda un po' là, agganciato. È ignobile sfruttare le aspirazioni della gente. Andiamo a dare un'occhiata, Janet. Va bene. Andiamo! Vi presento il nostro nuovo robot, un misto di tecnica e arte scenica. Si presenta bene, Boiacchi. Un veicolo adatto alle star come noi, non trova, Miss Drogno? Prostratevi, miserabili! Beh, che ne dite dell'entrata in scena di oggi? Veramente non mi è molto simpatico l'uomo nero. Questo non è l'uomo nero, ma un suggeritore. Deve restare nascosto, no? E come mai viene sotto questa veste, Doc Robey? Sono affari miei, non fatemi innervosire, capito? Perdoni questo rozzo individuo! Ecco le nuove istruzioni. Si dice che la principessa Gonel, figlia di Rhea del regno di Pritten, abbia in suo possesso la pietra d'Ocroston. Naturalmente il vostro compito sarà quello di impadronirvene con qualsiasi mezzo. Buona fortuna, sciocchi! Devo dire che questa storia mi ha quasi stancata. Condivido. Andiamo, ragazzi. Oh, che splendida visione. In questi casi mi auguro di prendermi un raffreddore coi fiocchi al più presto per allargare le mie conoscenze, ecco. Sciocco! Comunque, a chi non è abituato, consiglio di usare gocce per gli occhi prima di guardare. Ehi, Ganchan, cosa ti è successo? I miei occhi! Avrebbe dovuto usare delle gocce per gli occhi, Janet. Maestoso Castello Reale. L'anziano re non riesce a decidere a quale delle sue figlie affidare la successione. Bene, lascerò il mio trono alla figlia che dimostrerà di essermi più attaccata e volermi più bene. Buongiorno, caro padre. È una vera gioia per me vederti sempre così prospero e in buona salute. Grazie, figliola, grazie. La dahlia è appassita. Lasciatemi andare a coglierne un'altra, maestà. Codaglia, lascia perdere quei fiori selvatici. Perché non metti delle rose? Sono più adatti a nostro padre.
Io non penso che i fiori selvatici siano meno belli di quelli coltivati, Gonel. Con questo vorresti dire che non conosco i fiori, sorella? Oh no, non intendevo questo. Su, via, non litigherete per un motivo così futile. Vi ho chiamate per chiedervi una cosa, comunque. Avanti, fate pure, padre mio. Io non ho niente da nascondere a voi che mi avete allevato con tanta cura e amore, lo sapete bene. Sono contento di sentirlo. Bene, voglio che ciascuna di voi mi dica quello che pensa di me. Non posso pensare a voi senza che il mio cuore si commuova fino alle lacrime. Sire, tutto quello che voglio è restituirvi l'amore che voi mi avete dato. Le tue parole sono come fiori profumati, Gonel. E tu che mi dici, Codalia? Veramente io non ho niente da dire, padre. Cosa? Dunque non provi niente per me? Penso che le parole non significhino molto, sire. A volte anche un bellissimo discorso può nascondere un'anima corrotta. E secondo te sono così ingenua da non saper leggere nell'animo degli altri? E basta, ho deciso. Affiderò il mio regno a Gonel, che mi ama e mi stima più di ogni altra persona. Il re del paese di Erani seguì da noi. Va a chiamarlo, Gonel. Mi sorprende che abbiate a che fare con re di una contea così povera. E a proposito del matrimonio di Codalia, volevo sposarla re di un paese più ricco, ma dopo quello che ho sentito... Salute a voi, Reia. Mi avete chiamato? Codalia non ha né dote né proprietà. Adesso volete ancora sposarla? Sì, io non ho bisogno di proprietà, ma solamente di vostra figlia, maestà. Allora prendetela e portatevela via, fatene la vostra sposa. Io non voglio più vederla. Bene, grazie, maestà. L'amerò con tutto il cuore. Ma, padre mio... Su, venite, principessa. Se l'è meritato. Adesso il reame appartiene unicamente a me. Congratulazioni, principessa. Chi c'è là dietro? Scusate se ci siamo intromessi così, principessa, ma avremmo qualcosa da chiedervi. Come avete osato? Una principessa non può ricevere senza appuntamento. Ascoltate quello che vi dico. Stiamo cercando la pietra d'Ocroston. Se ce la procurate, noi vi aiuteremo. Che ne pensate? Quindi sapete bene quello che voglio, vero? Presto, sellatemi un cavallo. Eccolo, sire, è pronto. Chi sei? Non ti ho mai visto. Una nuova cameriera a mezzo servizio, impiegata unicamente per voi. Che ne dite, maestà? Veramente? Non ricordo di averti mai preso. Eppure sono io stesso a scegliere tutta la mia servitù, hai capito? Infatti io sono un'eccezione. Mi ha scelta la principessa Gonel. Gonel? Avanti, sire, perché non fate un giro a cavallo? Vi calmerete subito. E poi che strana razza di cavallo è questo? Hai sentito che ci ha detto? Li faremo vedere noi. Si chiama Vogliatone, è un ottimo destriero. No, fermatelo! Fermatelo, vi prego, fermatelo! Aiuto! 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 Niente di rotto, maestà? Oh, guardatevi, avete il vestito tutto rovinato! Ve ne porto subito uno nuovo! Oh, ma che cosa mi avete messo? Ah-ha! Oh, bravi! Voi tre mi stavate prendendo in giro, allora! Volevamo soltanto divertirci un po' con un vecchio idiota. Tutto qui, maestà. Ed è Gonel che vi ha mandati da me. Oh, Dio mio, che disgrazia. Abitare qui è una disgrazia. Oh, vi capisco, sire, davvero. Vi accompagniamo alla porta immediatamente. Ma io non voglio uscire, non voglio uscire. Addio, maestà. Aprite, aprite subito. Aprite. Aprite, ho detto. Beh, hai scoperto niente sulla principessa Gonel? Ancora no. Forse dovremmo dare un'occhiata anche al vicino regno di Eranis. Attenti! Dovreste guidare un po' più prudentemente il vostro cavallo. Ma voi non siete il re di Eranis. Vi vedo scosso, maestà. È successo forse qualcosa di brutto? Sì, amici. La principessa Codalia, mia promessa sposa, è sparita dalla circolazione. Da quello che ho sentito in giro, Codalia deve essere la sorella della principessa Gonel. Allora questa storia deve avere a che fare con noi, Janet. Se lo desiderate, vi aiuteremo noi a ritrovarla, sire. Vi ringrazio, ma credo di sapere cos'è successo. È scappata per ritornare da suo padre. Codalia! Non riuscirò mai a perdonarmi di averti cacciato via. Oh, figlia, dove sei? Dove sei? Codalia! Codalia! Padre!
È impossibile, è un sogno, deve essere un sogno. Padre mio, sono io, padre, Codalia. Torna ad Eranis, figliola. Vai via o morirai anche tu in questo inferno. Se voi morirete, voglio morire con voi, padre. Codalia, Codalia! È lui! Anche se l'avevate respinta, Reeia, la principessa Codalia non ha fatto che pensare a voi fino a decidere di scappare via. Codalia, Codalia! E il destino ha voluto che vi incontraste mentre vi stavate cercando l'un l'altro in mezzo al bosco. È la verità, Reeia. Piangeva sempre e passava il suo tempo a raccogliere fiori, anche dopo il nostro matrimonio. Siete stato ingiusto con lei, Sire. Sì, è vero. Sono stato un vero pazzo. Perdonami, Codalia, figlia mia. Midronio, ho localizzato il Reeia vicino alla riva del fiume. Accidenti, c'è anche la principessa Codalia e la squadra Yattamen. Benissimo, allora manchiamo solamente noi. Gentile pubblico, vi presentiamo la terribile banda Drombo. Io sono Dronio, cervello e corpo del gruppo. Sono così affascinata dalla brillante mente e dai profondi occhi di perla di quest'uomo che per amor suo, signore e signori, ho rifiutato centinaia di proposte che avrebbero fatto morire d'invidia più di una regina. È tutto falso. Eh? Ah sì, ecco, ora tocca a me, state a sentire. Sebbene sia un brillante scienziato, non rivelerò mai la mia vera identità al mondo, perché, sapete, ho un grande scopo nella vita, sì, veder trionfare anche solo una volta la banda Drombo e far prevalere il male sul bene. Sono Boiacchi, la supermente malefica, eccomi qua. A me sembri un super sciocco patentato. Mi sdrogno, perché mi trattano sempre così male, perché? Perché dici delle sciocchezze terrificanti, ecco perché. Eccomi, sono Tanzula, il mio indomito. Avete parlato abbastanza, adesso tocca a noi, Drombo. Yatta! Fino al giorno in cui ci sarà Yattamen in questo mondo, amici, il male non riuscirà ad averla vinta. In guardia, preparatevi ad assaggiare la polvere. Non attuerete i vostri piani. All'inferno, le vostre minacce non ci fanno neanche il solletico. Telefonte! Ed ecco, Yatta campione contro la banda Drombo. Hanno tirato fuori Yatta lottatore. Ma si chiama Yatta campione, Miss Drogno. Ma sì, lo so, mi stavo solo prendendo in giro. Che donna insopportabile, non te ne dà mai una vinta. Avanti! Oh, ma che bel ring! Hop, fatevi sotto! È proprio vero, questi campioni sono tutti un po' strani. Oh! Campione, prendi il tuo tonico! Funziona, ed ora ecco i robot sorpresa della settimana. Oggi abbiamo i robot budini! Campione! Robot budini, questo non me l'aspettavo! Più andiamo avanti e più assurdità tirano fuori. Credo che stavolta abbiamo qualche speranza, che cosa ne dici? Sono d'accordo con lei, Miss Drogno. E oltretutto le probabilità sono a nostro favore, non sei d'accordo anche tu? Piantatela di dire sciocchezze, combattete! Agli ecco i robot tartine! I due gruppi di robot organizzano una conferenza di riconciliazione. Non farò mai la pace con gentaccia come voi, Bodene! Questo robot, dall'aria intransigente, si chiama Kinako. Dunque non volete accettare la nostra ragionevole proposta di pace, tartine? Il nome di questo robot è invece Azuki. Al diavolo, vigliacco d'un budino! Aspetta un momento, Kinako! Cosa vuoi? Prendi! Fermatelo! È pazzo, non si può alzare la spada qui dentro! Kinako ha ragione, hai violato una regola sacra, Azuki, dovrai pagare! Lasciatemi, quel bastardo ha osato insultarmi, lo elimino! Hai sguainato la spada, sei tu che devi eliminarti, ecco! La legge è legge. Azuki dovrà togliersi la vita davanti al suo maestro. Avanti, Azuki! Oh, non vorrei, ma devo farlo.
Avanti! Il colpo di grazia! Colpo di scena alla conferenza! Azuki costretto ad uccidersi! La notizia arriva immediatamente al castello Budino. Cosa? Il capitano Azuki ha dovuto uccidersi per colpa di quel Kinako? Oh, ma è terribile, è terribile! Il governatore di Budina, per vendicare Azuki e liberarsi dell'acerrimo nemico Kinako, raduna 47 budini. L'attacco ha luogo la notte seguente, mentre la neve fiocca lentamente sul campo. Ogni strato dei budini è pronto alla battaglia. La sorte di Kinako è segnata. Non riuscirà a sfuggire all'ira dei budini. Carica! Avanti, avanti! Carica! Oh, cos'è tutto questo frastuono? Aiutatemi, vi prego, dove posso nascondermi? Qui dentro. Oh, grazie, grazie. Scusate, avete visto un uomo vecchio e brutto con due mogli passare da questa parte? Non mi sembra. Io non l'ho visto. Oh, che disdetta, dopo tutta questa strada e aver abbandonato le nostre famiglie a Budinia. Ottima interpretazione, davvero. La sapete una cosa? Siete molto bravo e anche interessante. Credo proprio che se foste stato umano avreste vinto qualche Oscar cinematografico. Anche un maiale si arrampica su un albero quando viene adulato. Maledetto, ora ti spedirò all'inferno! No, aspettate! Dunque, i robot Yatta vincono sui robot della banda Drombo, che ora è costretta ad assumersi le proprie responsabilità usando il meccanismo di autodistruzione. Cosa? È tutta colpa tua, Boyaki! Hai fatto dei robot che non servono a niente, sciocco! Ma dobbiamo rispettare le regole, Miss Dronio. Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Allora, vogliamo andare? Ma certo! Pronti, ragazzi? Yatta! Yatta! Yatta Man! Yatta Campione! Yatta Elefante! Reeya, in che modo punirete la principessa Gonel? Non soltanto mi ha sempre imbrogliato con false adulazioni, ma ha persino cercato di sbarazzarsi di me. Dovrò punirla duramente. Oh no, padre! Vi supplico, perdonate Gonel. Ma come puoi difendermi dopo tutto quello che ti ho fatto, Codalia? Oh, Codalia, la bontà del tuo cuore è più forte anche dell'odio di un esercito, figliola. Padre mio, non bisogna essere speciali per perdonare una sorella. Ah, se ci fossero più persone al mondo con il cuore di Codalia. E voi sapete qualcosa della pietra d'Ocroston? Quella che volevano quei tre strani individui, vero? A dire la verità è solo un blocco di marmo che uso come piedistallo per poggiare le mie parrucche. Osa! Oh, e dunque non è quello che cercavamo? Dottor Romei ha di nuovo dato loro un'informazione sbagliata? Dunque, siete pronti per la punizione? Continua a farci lecca con questa pietra d'Ocroston, vero? Già, ma questo non mi impedirà di punirvi ugualmente. Aiuto! E così, ancora una volta, Yattaman e i suoi amici hanno impedito che il male prevalesse. Coraggio, Yatta, sempre avanti!